parte innanzitutto dal mettere in condizione le amministrazioni condominiali e i condomini di avere consapevolezza di che cosa si può fare per riqualificare il proprio condominio, il proprio fabbricato, ai fini di ridurre quello che è il costo della bolletta energetica. Per fare questo abbiamo predisposto un modello di diagnosi energetica del fabbricato validato da Enea, che è l'Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente, con un rigore scientifico, un documento quindi approfondito che determina quelli che possono essere gli interventi e i potenziali risparmi dal punto di vista economico sulla bolletta energetica. La diagnosi energetica, nella misura di 300 diagnosi energetiche, vengono offerte da IREN Rinnovabili alla città di Reggio, agli utilizzatori dei servizi energetici. 300 diagnosi che verranno realizzate in 3 anni e sono assolutamente gratuite. Abbiamo contattato le amministrazioni condominiali chiedendo a loro di segnalarci i condomini che possono essere interessati, e questa è anche l'occasione per rivolgere direttamente ai condomini questa opportunità di informazione che vi è questo tipo di servizio che, ripeto, è assolutamente gratuito e nell'arco dei 3 anni farà 300 condomini della città. Il fatto che ha sempre reso difficoltosa la realizzazione di questi interventi è la disponibilità di finanza o la disponibilità del sistema finanziario a sostenere questi tipi di interventi. Il nostro sforzo è andato anche in questa direzione, abbiamo trovato un istituto bancario che è disponibile a finanziare direttamente i condomini, è un istituto locale, il Banco Emiliano, che si è reso disponibile a finanziare, a fronte di un'analisi, una diagnosi energetica seria, di finanziare gli interventi. Quindi il risparmio fiscale, perché questi interventi usufruiscono del beneficio del recupero fiscale degli interventi e delle spese sostenute, la possibilità di accedere a credito bancario per andare a fare i finanziamenti degli interventi che si devono andare a realizzare, è un fattore per noi determinante di successo di questa iniziativa. Allora, l'iniziativa si sviluppa nell'arco di 3 annualità e toccherà, come vi dicevo, 300 condomini, che sono un equivalente di 20-25 mila abitanti, quindi possiamo dire tranquillamente che un 15-20% della città di Reggio usufruirà di questo tipo di opportunità e di conoscenza e avrà una maggior consapevolezza di quello che è lo stato del suo condominio. Un'altra cosa importante è che per agevolare la fase esecutiva di questo progetto abbiamo costituito, in accordo con le associazioni imprenditoriali locali, quindi Un'Industria, CNA, Confcooperative, Lega delle Cooperative, abbiamo costituito una rete di impresa che andrà a fare delle proposte commerciali di riqualificazione a coloro che ne saranno interessati e che vorranno portare avanti questa esperienza di rigenerazione del patrimonio edilizio.